Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra partita con Songhai e in particolare con la sua Europa Universalis e riprendiamo dal punto in cui si è rimasti la scorsa volta. Non partiamo dall'inizio perché ho studiato un attimino la zona, visto che vorrei capire come ottenere gli achievement, ho studiato due soluzioni. La prima, andare a liberare la Prussia Ducale da Calprascia. Quindi, appena scaduta la tregua con il Commonwealth, lo attacchiamo per liberare questo territorio, sperando che poi voglia effettivamente diventare Prussia, e pensiamo di sì. La seconda, invece, per il Nepal, visto che Kathmandu evidentemente non è più possibile liberarlo, andiamo a liberare Garhwal. Garhwal è un monoprovincia, ma ha la cultura che interessa a noi, è di cultura Pahari. Quindi dovremo andare a dichiarare guerra a Delhi. Come dichiarare guerra a Delhi? È una faccenda un po' più lunga, praticamente potremmo farci un serpentino fino a confinare con Delhi, o magari passando di qua poi tutti i territori che daremo a Garhwal, e quindi dovremo ridichiarare guerra a Jaunpur, che non ha tregua con noi, quindi potremmo già farlo subito, prenderci tutti i territori, confinare con Delhi e poi prenderci un casus belli per dichiarare guerra a Delhi. Quindi, innanzitutto, facciamo già una bella rete di spionaggio su Delhi. Qua ce l'abbiamo su Jaunpur, ma Jaunpur abbiamo già dei casus belli, direi. No? Quindi lo facciamo. E nel mentre invece andiamo a vedere con il Commonwealth. Commonwealth abbiamo dei casus belli? Neanche. E mi sa che non li possiamo nemmeno fare, sì, invece, perché con Settino confiniamo. Quindi nuova rete di spionaggio. E vai così. Una volta poi liberata la Prussia, che diventa Prussia. Una volta poi liberato Pahari, magari Pahari ce lo vassallizziamo, nel senso prendiamo il territorio e poi lo liberiamo, cioè Pahari, scusa, Garhwal, lo conquistiamo e lo liberiamo. Non mi dice quando perderà, eh? Non perderà mai la sua legittimazione, perfetto, perfetto. Quindi meno male, perché almeno così andiamo avanti. Invece Kathmandu l'ha persa. Vediamo se mi dice quando le perdono. No? Sì, una nazione perderà una provincia legittima 95 anni dopo il più recente fra i seguenti eventi, il 10 agosto 1741. Ok, va bene. Quindi, direi, questi li portiamo già a Kathmandu, pronti per riattaccare Jaunpur che ha 54.000 uomini. Qua siamo senza comandante, direi facciamone uno. Neanche troppo male. Andiamo avanti. Gabinetto delle meraviglie. È uno di innovazione, assolutamente sì. Ma continuo a mettermi sempre. Quindi gioco. Pauso durante gli eventi. È impressionante, si leva da solo. Quanti possiamo averne di generali? Ancora uno, ottimo, ancora uno, ce lo facciamo subito. Come siamo messi qua che non mi ricordo una mazza? 6-5-4, 4-5-2, ok, non è il massimo il nostro erede, ma è comunque un 11, ce lo teniamo. Qui potremmo confiscare se ci sarebbero un po' di ribelli, ma ritorniamo al 100%, direi di sì. Niente ribelli, ottimo. Continuiamo. Ah sì, che c'erano ribelli, ecco, mi sembrava strano. I mercanti perdono lealtà, non ci interessa, ce l'hanno già distrutta. O guadagnano lealtà, no, la perdono. Urca. Qui abbiamo dei nostri. No, non abbiamo dei nostri uomini. Sì che ce li abbiamo, non li vedevo. Ok, andiamo a prendere gli altri. Intanto sistemiamo questi ribelli qua. Insieme al supporto del Messico. Mentre va avanti il tempo arriviamo a 20 di reggi spionaggio. Tanto abbiamo 7 di morale contro 4 e 8, quindi li distruggiamo. E lasciamo al Messico l'onere di andarsi a recuperare i cosi. Condivisione delle conoscenze con la Sassonia? Va bene.
Quanto soldi ne abbiamo a iosa? Ok. Caso sbelli contro Scandinavi, altri ribelli. Benissimo, andiamo avanti ancora. Tanto noi abbiamo le riserve al massimo, anche oltre al massimo, e perdiamo pochissimi uomini perché abbiamo una qualità nettamente maggiore della loro, nonostante un nostro leader che non sia chissà cosa. Però 122 disciplina e 7 di morale contro un 4 e 6 di morale e 106 disciplina. Prossimo mese. La guerra con Jaunpur è già pronta, perfetto. Quindi andiamo qua, ci facciamo una bella rivendicazione qua su Palpa. Torniamo un attimo qui per evitare che rimanga da solo. Li andiamo a sistemare. Ok. La gestione automatica dei ribelli in tutto il territorio. Così lo fanno da soli, tanto ci pensano loro. Mannaggia. Ok, perfetto. Così penso tutto, fanno tutto da soli, bravissimi. E noi intanto andiamo a sistemare le cose più interessanti. Quindi, gioco pure. Via lui. Ah, interrompi la tregua, fin quando ce l'abbiamo? Cazzo, fino al 56. Ottobre 56 c'è ancora un po'. Ancora un po', va bene. Addestrati intanto. Ok, vabbè, qua piano piano stiamo prendendo anche la manifattura. L'ammiraglio è morto. Vediamo di passare. Invece qua scade nel 55, giugno 55 adesso, però non abbiamo ancora i 20 di cosa. Qua costa troppo. Poi volendo, quando non sappiamo cosa fare, una bella guerretta con Portogallo e con la Spagna, non ce la leva nessuno, semmai. Chissà dove arriveremo prima, se... A 20 se, alla tregua con Jaunpur o a 20 con il Commonwealth. Beh, qua è molto veloce. Il prossimo mese già ce l'abbiamo, quindi sicuramente col Commonwealth. Andiamo a fare tipo una rivendicazione su Gdansk. Perfetto. E a sto punto io direi che queste ce le prendiamo. Non per dar mai la legittimazione, benissimo. Io direi le prendiamo. Ah, solo una ne ha. Ah, no, ok, qualcuna. Benissimo, le prendiamo queste tre qui. Oppure liberiamo direttamente, poi la vassalizziamo. Dipende da quelli che sono i requisiti. Allora, deve avere Prussia come cultura primaria, e questa ce l'abbiamo, perché questa è cultura prussiana. Ok. Poi, non è la Prussia, la Germania, il Sacro Romano Impero, il Brandeburgo o l'Ordine Teutonico. Perfetto. Non è una teocrazia. Spero che non lo sia. Deve non esistere la Prussia. Ok. Spero che non valga come Prussia questo, ovviamente. Protestante, qui chissà che religione è. Che religione sarà? Cattolica, porca vacca. Cattolica e non va bene. Non va bene. Come la facciamo? Allora, grosso dubbio. E va bene, intanto
attacchiamola e liberiamola, poi vediamo. Perché noi qua l'achievement non ci dice che va bene anche Prussia Ducale, no? Perché se andrebbe bene anche quello siamo a posto. Dobbiamo prima trovarlo. Proprio qui. Ah sì, no, invece va bene. Invece, allora va a posto, una marca. Quindi va bene, l'attacchiamo, la liberiamo, poi la vassalizziamo. Oppure prendiamo i territori e poi la liberiamo. Meglio, così almeno è già vassallo e poi ne facciamo una marca. Quindi Gdansk. Clandestini, via rete di spionaggio. Tacca, non umiliazione. Ok. Dichiara guerra per Gdansk e ci portiamo Ottomani e Sassonia. Tanto abbiamo... cazzo, c'è anche la Spagna. Infatti a numeri siamo in vantaggio, ma non di così tanto. Mamelucchi cosa c'hanno? Guerra lontana? E guarda come ti faccio venire anche a te, Mamelucco. Quanti uomini hai? 81.000, mi fanno molto comodo. Favori, preparati per la guerra. E ora viene anche il Mamelucco. Guarda che bravo. Boh. Si parte e andiamo di qua. Anzi, prendi questa. E poi spingiamo verso i territori corretti. Qua, visto che c'è la Spagna e ha tanti uomini anche la Spagna, vediamo di sistemare un po' lui e poi sbatterlo fuori con una pace bianca. Controlliamo qua. Sì, li facciamo fuori, va bene. Poi, molto bene. Se hai il bravo, hai quello che va in pace, va nel porto. Dove abbiamo dimenticato gli uomini? Scusa, allora. Questi sono qua, e va bene. Questi sono qua pronti per la guerra. Questi sono qua in guerra, questi sono qua sotto. Come procede il malcontento qui? Dov'è? Malcontento, malcontento, malcontento. Dove l'ho messo qui? È basso, direi. Non ha almeno 100, è meno 14 e mezzo, quindi 30, venite pure su. Sì. Puoi infilare pressione automatica e vieni su. Qua c'è 100.000 spagnoli che sono già andati a prendersi il forte. Ok, perché non abbiamo un morale per ora. Mecklenburg, eh. Boschi, boschi con forte, ok. Aspettare un po' di mesi che riprendano di morale. Poi magari possiamo anche attaccarli, però il morale ci serve. Salamanca, va bene, intanto qua se riuscissimo poi a buttare fuori gli spagnoli in breve non sarebbe male. Ah, di qua ci arrivi, maledetto. E niente, qua ce lo prendiamo. Salvo che si prenda paura. No. Però siamo nettamente più forti, 1,7 di morale in più, 12% di disciplina e infatti sta qua, nonostante non avessimo granché di morale. Molto bene. E qui abbiamo 99 di legalismo, quindi potremmo abbassare questo, ma direi di no, anche perché ci leva assolutismo che abbiamo a 94 e che sta salendo di 2,5 all'anno. Va bene. Qua siamo ritornati a 100, ok. Direi che dobbiamo solo fare attenzione qua agli spagnoli, principalmente. Le nostre navi pesanti sono qua. Potremmo farle tornare indietro, eh. Comunque sono 11 navi pesanti. Vediamo di mandarle qua. E quando può servire, tipo adesso, potremmo mandarle a fare una sortita. Verso il legalismo, verso il misticismo. Ma no, direi di continuare verso il misticismo a sto punto.
Allora, ci sono un pacco di ribelli, nei subjects, però qua abbiamo preso morale, quindi preso morale iniziamo l'avanzata. E qui continuiamo a spingere con la Spagna. Spagna che per andarsene quanto vuole? Urca, ancora 73. Ma manca ancora un sacco. Quindi procediamo. L'ottomano intanto ci sta aiutando. Sì, ci sta aiutando l'ottomano e anche il sassone che ha preso botte. Quasi quasi potremmo fare una sortita a questi spagnoli qua. Tipo potremmo metterci qui. Qui. E fargli una sorpresina. Intanto qua potremmo tirare verso Gdansk. Non possiamo e non abbiamo nessuno che faccia assedi. Va bene. Ci metteremo una vita, ma dobbiamo andare avanti. Altopiani, non cambia niente, però scappa il coniglio, eh. Ok, non rifiuta l'ingaggio. Però scappa adesso. Si scappa perché anche la Spagna, nonostante sia migliore, è 5-7 comunque. Non è stack wipe, ma gli abbiamo dato una bella botta. E quindi continuiamo ora a liberare, conquistare territori. Meno 64. Qua è un bello sbombardamento, non glielo leva nessuno. Livello di idee, come siamo messi che non me lo ricordo? Le abbiamo fatte tutte. Ok, si sblocca la 22 e noi stiamo facendo. Abbiamo la 20. Perfetto. Perdiamo potere amministrativo. Oh, malcontento. Malcontento, assolutamente. Convertiamo. Ah, ci sono ribelli qui, eh. Ribelli qui. Ah, questo è senza leader. Li abbiamo tutti i leader. E su 7 ne è morto uno. Non me ne ero accorto. Ok, riconquistato Valladolid. Facciamo un nuovo leader che assegniamo e andiamo a prenderti 33. Qui invece. Meno 42. Ok. Prendiamo ancora delle province vicino. Ok, qua che abbiamo nelle nostre 50 navi possiamo andare a fare un po' una sorpresina a questi qua, provando a dare una mano ai nostri alleati. Mi sembra che la Spagna abbia perso parecchie navi in generale. Ok, mettiamoci di qui. Lo statista lascia la corte o prestigio? No, perdiamo prestigio, tanto lo recuperiamo senza problemi, anzi lo stiamo anche guadagnando. Ok, hanno vinto Rossignone, non mi interessa granché. Deve essere solo un'occasione per fare una battaglia in vantaggio, ma fa lo stesso. Questa Moravia addirittura è in Spagna? Ma mi sa che stanno arrivando, eh. Quindi devo tirarli via. Ok, assolutamente sì, andiamo a puntare a questi qua a Toledo. Ah, ecco, arrivano. 31 agosto e noi andiamo via quando? Il 1 settembre, porca vacca. Allora, bruciamo perfetto. Questi sono tanti, dobbiamo scappare. Ci vengono a prendere. Questo brutto ingaggio. Perché ci prendono sicuro. No, non è vero, riusciamo a scappare. Riusciamo a scappare e ce ne veniamo qui. A Caceres. Così ci riuniamo con gli altri nostri uomini. Scappati e prima o poi arriveranno anche gli altri 30.
con questo andiamo alla mancia. Ok. Questi 70 verranno qui, eh. Vediamo se rinforzare. Questa cos'è? Batteria. Ci attacca. Secondo me ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare se non arrivano gli altri. Abbiamo vinto. Ottimo. E hanno mollato l'assedio a Toledo. Tanto qui sempre 2.30. Dobbiamo recuperare un po' di uomini, ma ne abbiamo per i beati. Questa è un'ottima vittoria perché gli rompe un po' le palle. Direi andiamo qui e qui. Sì, Spagna. Non esce ancora. 4? Ancora? Ok. Conquistato metà continente, ma va bene. Ci prendiamo. Massimo cioè, il costo delle fortezze, dai. Ok. Qua perché c'è Poznan. Dobbiamo assolutamente arrivare a Gdansk. Inviato assolutamente idea. Sediamo Toledo. Cioè, sediamo. Liberiamo Toledo. Almeno ci proviamo perché entrano con tanti uomini loro. Sono arrivati 30. Stiamo perdendo, eh. Quanti giorni va? 5. Entrati. Entrati, abbiamo vinto. Abbiamo subito, no, meno perdita alla fine. Siamo riusciti con gli altri 30 a vincere. E adesso andiamo avanti con l'assedio, con gli assedi. Via. Rispingiamo. Qua stanno liberando, ma noi ci interessa poco questa zona in realtà. Assedio meno 64, penso che lo mollerò proprio. Perché appena vinto qua, ce ne giriamo subito su Gdansk. Ci andiamo a prendere il War Goal. Ok. Non abbiamo più il diplomatico. Questi cosa abbiamo? Un 5, un 3? 5 che costa la metà, direi, un 3. E un altro 3 ci prendiamo. Reputazione diplomatica. Quanto guadagniamo? Guadagniamo 47, potremmo anche potenziarli a 4. E guadagniamo poco, ma guadagniamo comunque. Malaga c'ha bisogno di supporto. Commonwealth è già rosso, eh? Già rosso, farebbe già pace. Farebbe già pace. Ma finché non prendo il War Goal col cazzo. Prima o poi finirà su assedio. 1148, c'è ancora un pochino, non tanto, un pochino di spazio. Solo 7% in più, eh. Stiamo già aiutando una mano con il blocco dei forti. Sì, il porto è qui e noi stiamo già bloccando il porto, ok. Qui guarda come sale l'ottomano. Però dobbiamo vincere questo assedio assolutamente. Oh, vai su Gdansk e vai Varavia. E poi ci prendiamo anche Krollevik. Vediamo se possiamo, sì, perfetto, così facciamo fuori 7.000 uomini. Allora, siamo pieni di punti amministrativi. Amministrativi, abbiamo spazio, abbiamo capacità di gestione a manetta. Però
C'hanno degli stati? No, in Nepal direi di no, scusa, è l'unico che non farei. Qua piuttosto. Ma solo lì mancano? O nel nuovo mondo? Sì. E allora facciamoli qua. Va bene. Andiamo avanti. Qua potremmo essere quasi vicini a una pace. Perché ora ci prendiamo il War Goal. Stanno iniziando anche i mamelucchi, eccetera, a passare verso i territori che abbiamo liberato noi. Adesso ce li girano tutti. Sempre territorio Kalprasha, ok. E andiamo a vedere in Spagna cosa stanno combinando. Liberando un po' di territori. Questi 30.000 quasi quasi vanno su a punire quelli della Moravia. Ok, questo aveva uno di assedio. E questo di assedio ha due. Allora resta lì. Scappi, maledetto. Anche qui si sbombarda. Andiamo avanti a prendere territori su. Con la Spagna, pace bianca ancora non possibile. Spinge la Spagna. Non vuole abbandonare manco morta. Ok, finito l'assedio di Malaga. Però ci hanno anche preso Alta Geldria, va, fa lo stesso. Ok, puntiamo qua. Ma scappano tutti, cazzo. Li prendiamo? Presi. Presi, picchiano, eh. Picchiano, hanno alzato il morale a 5-8. E ha vinto ugualmente. Questo invece è uno stacco F sicuro. E invece no. Invece no. Anzi, subentrano e perdiamo questa battaglia. Però fa lo stesso. Gli abbiamo fatto comunque un sacco di perdite. Infatti hanno perso 7.000 artiglierie. Siamo ancora pieni di punti amministrativi. Allora, dove sta spawnando l'istituzione? Qui. Questa è Spagna, però. E qui dobbiamo ancora finire. Finire le cose. Ah, aspetta, qua costa 24. Qua si può fare. Si può fare, sta salendo pochissimo, ovviamente, però c'è già lo costo dello sviluppo, un po' di amministrativo. E a sto punto tra un po' anche questo. Lo facciamo già. Intanto andiamo avanti anche qua. Madonna, un po' di più. Allora, quindi i territori li devo prendere tutti e tre e poi liberarli come vassallo. Probabilmente ne basterebbe uno, ma nel dubbio facciamo così. 100 ducati, chi se ne frega. Pace con Moravia non mi interessa. Allora, 10 di prestigio. Tanto li recuperiamo. E questo cos'è?
Ah, l'esercito non vuole ingaggiare perché è troppo piccolo. Qua ha occupato la Spagna più o meno tutto, va bene. Lo stesso. Per quello che mi sarebbe piaciuto mollare la Spagna come rivale, perché qui nel nuovo mondo ci distrugge. Ok. Poi entriamo almeno in difensiva. Perdiamo, ma va bene uguale. Intanto gli abbiamo fatto un sacco di perdite. E quando possiamo andare via? Il 29 agosto. Ora. Abbiamo qua. Ok. Intanto, qua come procede? Spagna? Ancora non va, eh. 23-41. Perché controllano la capitale ancora. Potrebbe essere un'idea andare ad attentare alla capitale. È Madrid, ok. Punti militari? Militari ci facciamo... No, neanche dei generali. Anche perché... Ah, ne abbiamo invece spazio. Facciamo un generale, vediamo come viene. Lo libero. Bello. Peccato che abbia 6 di shock, ma 3 di assedio non è male. Novecento ducati. Entra. Così anche siamo tranquilli che non entrano con gli altri. Tutto bene. Ci andiamo a prendere uno che abbia un po' di assedio. 0. 2. 1. Questo è quello che ne ha 2. Perfetto. E va a prendersi questo territorio. Vieni. Era Cordova, ma è controllata. La facciamo qua. Ok. Benissimo. Già 21% su Madrid. Si sbombarda anche, visto che tanto abbiamo punti massimi. Ecco perché bisogna fare il giro dell'oca, ma va bene. Qua abbiamo già sbombardato. Va a liberare Cordova. Così intanto alziamo lo spawn dell'istituzione. Cento, dai. Sì, di Madrid è finito. Ottimo, ottimo. Spagna ti levi dalle palle. Finalmente sì. Finalmente sì. E fuori però, dammi qualcosa, visto che ci siamo. Se mi dai questo, cosa c'è in coalizione? Poca roba. Dove sono dei centri del trade? Qua sopra, eh? Burgos e Cantabria. Troppo. Solo una provincia ci dai, veramente. Si può far così ancora un po'. Andiamo ancora un po' avanti allora. Ne pinziamo 4. 6 alla fine. Ok. Qua arrivano e arriviamo anche noi. Praterie, peccato. Aprile. Quando arriviamo? Il 24 aprile. Così arriviamo il 22. Forse è tardi ugualmente. No, arrivati. Benissimo. Terre aride, va benissimo ingaggiare lì. Tanto poi le recuperiamo sti uomini. Ne stiamo prendendo, eh. Qua
Quale prendiamo? Torniamo a Siviglia allora, anzi, a Badaoz. Beh, noi abbiamo perso solo fanti e loro anche artiglieria e cavalli, quindi non lo so chi ha perso di più, però in ogni caso è stata una battaglia tosta. Ce la dai, Spagna? Non ce la dai, ancora. Ok, e con questo andiamo qua. Andiamo a bloccarli dei porti. E qua ci spostiamo in Almeria. Anzi, qua abbiamo assolutamente bisogno di liberare Madrid. E che cazzo, che sfiga. 14% ha vinto subito. Andiamo a riprenderla. Ok, così siamo a posto per un po' anche in amministrativo. E ci siamo fatti le manifatture. Oh, presa. E quindi vediamo di finire un po' l'assedio qui, di prenderci quei due territori e di andare a far pace anche con il Commonwealth, così attacchiamo poi in India. Niente, 42. Una e due, ci attacchiamo al Albacete. Albacete, intanto vinta anche Madrid. Siamo al doppio, non vedo, non penso proprio di perdere. Anche se hanno alzato la disciplina parecchio, la Spagna. 10 verso il misticismo, dai. Ottimo, allora. Spagna. Non ce la dai ancora, però forse perché qui stai provando a riprenderti la tua capitale. E se noi veniamo a romperti le uova nel paniere, perdi altro entusiasmo. Ok. Adesso, per esempio. No, non ancora. Però solo 2 punti, quindi molto facilmente recuperabili. O così. E con la vittoria dell'assedio. Ancora no, uno. Tanto qua ci possiamo fare benissimo, così facciamo le tech. Un anno in anticipo fa lo stesso, almeno ci si è levati i punti. Allora, Spagna adesso, oh, finalmente. Ci siamo presi quelle due terre in più con un central trade di livello 2. Voi qui, qua abbiamo un bel 99% e quindi ci dai Gdansk, queste tre qua ce le dai. Sono sempre territori prussiani, no? Sì. Sono queste 5, dai, facciamo tutte e 5 allora. Queste 5 qua ce le dai. Poi ci dai tutti i soldi. Ci dai l'humiliation e riparazioni di guerra. E va benissimo. Perfetto. Così, ora che siamo in pace, ce ne andiamo a liberare la Prussia. Eccola qui. In via. E la facciamo marca. Abbiamo diplomatici. Ok, designa marca. E ora il primo dei due achievement dovrebbe essere fatto. Dov'è? Perfetto. Prussia Ducale come marca. E ora ci andiamo a prendere il Nepal. Quindi. Uno. E due lo mandiamo. Perfetto.
Perfetto. Ora torniamo qui. Ma direi che questo lo rifaremo al prossimo episodio. Quindi dichiariamo guerra, ma poi la guerra la facciamo alla prossima. Intanto grazie per la visione, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale qualora non foste già iscritti. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!